Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7, signori, con i nostri gamberetti in cerca di un miracolo. Siamo ottavi in classifica con 9 punti. Sto a leggere la classifica, ma devi far leggere però. Con 9 punti dopo 6 giornate, i playoff sono distanti 4 punti. Si stanno iniziando ad allontanare, questa cosa non è bellissima. Però la stagione è lunga, raga, la stagione è lunga. Detto questo, ragazzi, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, trovate i link in descrizione. E se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite il link che trovate in descrizione per supportare il canale, per aiutarmi ad andare avanti. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok ragazzuoli, siamo con i nostri gamberetti. Allora, io l'altra volta ho chiuso il video con una domanda che ho fatto a voi e la faccio da subito all'inizio video perché se ne siete in più a guardare questo momento. Noi abbiamo l'attaccante Johnson, che vi faccio vedere subito qui dall'hub rosa. Abbiamo l'attaccante Johnson, che avevamo soprannominato il The Rock dei poveri, ma è proprio una cosa inguardabile. Lui, Johnson, che è un 66, che è messo in prestito da circa un anno. Io ho provato a levarlo dai prestiti, ma non lo posso levare dai prestiti perché lui ha chiesto espressamente di essere ceduto e quindi non lo possiamo modificare il suo stato. Solamente che non è riuscito a portare una squadra interessata a lui per potersene andare. Allora, il mio intento era quello di cacciarlo senza pensarci troppo, perché è solamente uno che si lamenta, non sta a fare nulla e non vedrà mai il campo, perché davanti c'ha giocatori come Naga, che è un 73, come John Morris, che è un 73, Claudio, un 73, il nostro Peter Pan, che è un 63, quindi è basso ma già è cresciuto di uno, e purtroppo Teco, che l'abbiamo dato in prestito senza rifletterci troppo, comunque già è salito di 2, un 65, speriamo torni ancora più forte, signori miei. Allora, quindi il discorso è questo: noi voglio un parere da parte vostra, ovvero lo cacciamo subito o continuiamo a tenercelo magari fino a gennaio, vediamo se... Opzione 1, lo cacciamo subito. Opzione 2, ce lo teniamo a gennaio, vediamo se a gennaio riusciamo a piazzarlo da qualche parte. Opzione 3, ce lo teniamo incavolato morto come mascotte della squadra, raga, come uomo simbolo che è stato comprato la prima stagione, se non sbaglio, Johnson, e ce lo portiamo fino a quando concluderemo la stagione. Quindi fatemi sapere quale delle tre opzioni preferite, io lo ripeterò nei vari video questa situazione così da ricordarvelo e da darmi dei suggerimenti. Detto questo, signori miei, andiamo avanti con il calendario. Noi siamo usciti dalla Carabao Cup. Infortunio in allenamento, Naga me l'hai già detto che si è fatto male Naga. Infatti meno male che abbiamo comprato Peter Pan, signori miei. Almeno offerta per la nazionale, non ci interessano le nazionali, raga. Andiamo avanti alla prossima partita contro... Che squadra è? Lo Sheffield Wed, ok. Io l'unica cosa volevo andare a vedere i giovani che abbiamo preso l'altra volta, che non mi ricordo niente chi sono. Allora, Lino Rivera, ok, 83-93, perfetto. Musan Ponsa 84-90, va bene. David Ibanez, esterno sinistro, 76-90, un po' così così. Cecu Diaganà, TS, 80-86. Nelstrom, 77-91 e un 49. Franco Gomez, difensore centrale, 74-90. Franco Gomez non è male, Franco Gomez non è male. Poi abbiamo Roberto Sainz, un centrocampista, 74-94, 17 anni, non è male. Oscar Eriksson, 78-92, non è male. Christian Carvajal, 74-94, non è male. German Bello, 74-94, è interessante, ma è un attaccante destro. Noi con gli attaccanti destri non ci famo nulla, raga. Ci andiamo a vendere i popcorn. Allora, sistemiamo un attimino la squadra, che è falciata dalle convocazioni nazionali. No, raga, non abbiamo un portiere per giocare in porta, ma state scherzando. No, 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 non abbiamo un portiere per giocare in porta, entrambi sono in nazionale. No, no, raga, queste cose non me le devono fare però. Allora, fuori Morris gioca Peter Pan, Casadei, Ambonza, Mariani, fuori Mariani e facciamo giocare il Reid che non è andato in nazionale. Fuori Nicholson e gioca Esposito. Mitchell se la fa titolare. Lima e Salazar va bene. Drollo. E chi ci metto io in porta, raga? Chi ci metto in porta? Tuffo presa. Ma stiamo scherzando.
No, no, dove sono le cose del portiere? Dove sono le cose del portiere? Finalizzazione, cross. Non c'hanno le cose del portiere? Dico, può capitare che uno debba. Vabbè, Arwood. Sei il prescelto, Arwood mio. Giocherai in porta. Non ci posso dire, non abbiamo un portiere, raga. Ma vi rendete conto della situazione assurda? Non avere un portiere col quale giocare? Belle queste convocazioni nazionali, belle. Complimenti per le convocazioni nazionali. Tra l'altro Naga è pure rotto, quindi speriamo che mi facciano giocare con Morris, se no praticamente non abbiamo. Siamo sotto con giocatori. Speriamo che Morris possa giocare, se no la perdiamo a tavolina praticamente. Può giocare Morris? Ok, Morris può giocare. Meno male che Morris può giocare. Raga, prenderemo le batoste pesanti, ma porca miseria, non ci posso credere. Avrei potuto richiamare uno dei nostri portieri dal prestito, ma non ha senso, non ha senso. Poi ci rimane sul groppone. 5-1, perfetto. Claudio è riuscito a trovare l'unico gol dell'anno dei Gamberetti. Raid e Casadei sono usciti per Mariani e Alvarez. Abbiamo preso 4 gol da Borini. Complimenti a Borini. Allora, signori miei, andiamo a fare sessione di allenamento. Facciamone una nuova in cui andiamo a mettere i nostri centrocampisti. Allora, mettiamo Amponsà che si deve allenare in qualcosa di. Va bene, allenati lì. Poi Amponsà, poi mettiamo Raid. Ok, che si deve continuare ad allenare in che cosa? Cosa lo possiamo fare allenare? Posizione d'attacco, finalizzazione. Sì, passaggio corto e tiro, allenati lì. Poi abbiamo, sempre a centrocampo, abbiamo Mariani. Che alleniamo anche lui in qualcosa in cui deve crescere, magari non tutti lì, porca miseria. E controllo palla, dribbling, velocità e scatto, va bene. Poi abbiamo Mariani, Alvarez, che anche lui si deve allenare in questo, va bene. E poi l'ultimo abbiamo Teko Dudu, che non è andato in prestito, ci è rimasto sul panzone e si allena anche lui lì, sì. Perché poi l'altro dove sarebbe? L'altro sarebbe questo. No, 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 posizione d'attacco no. Agilità contro palla e dribbling, va bene, allenati lì. E andiamo a salvare questa sessione. Nuova sessione, ci mettiamo. Ok. E così possiamo eliminare questa. Elimina sessione, elimina. Andiamo a prendere i nostri bellissimi centrocampisti e li alleniamo loro. Simuliamo tutto. Qualcuno sale? Oh, Dudu. Il nostro Teko Dudu è diventato un 58. Bravo Teko. Andiamo avanti. Ok, andiamo alla prossima partita. Io spero che siano finite le partite nazionali. Me lo auguro. Me lo auguro. Offerta per il prestito di Teko Dudu. Ma di che stai? Cioè, è finito il mercato. Vedi se ora me l'accetta. Vedi se me l'accetta. Ma quanto mi dà fastidio la cosa. Allora, spero che siano tornati i giocatori dalle nazionali perché sennò sbarello. Allora, Harwood, ok, Milley è tornato. Salazar, facciamo giocare Harwood e Hamilton, se no questi mi si incacchiano. Al posto di Mitchell gioca Watanabe, al posto di Esposito gioca Nicholson, Reid, Mariani, Casadei per... no, va bene Casadei, Peter Pan per Claudio, sì. Morris ce lo portiamo in panchina, Lima ce lo portiamo in panchina. Così, Raid va bene, Dudu, l'unico che dobbiamo andare a levare è Johnson e al posto di Johnson ci portiamo Eyadama che è il nostro portiere titolare. Alvarez ce lo teniamo? Sì. Salazar fuori dal... sì, Salazar sì, va bene, va bene, va bene così. Va bene così, signori miei. Andiamo effettivamente alla prima partita giusta della giornata perché quella è assurda. In casa contro il Middlesbrough. Loro vengono da una vittoria contro il Charlton Athletic sabato 10 settembre 2022. Che ci famo noi? 2 a 2, va bene. Gol di Watanabe e Casadei. Sono usciti Harwood, Mariani e Nicholson per Lima, Reid e Alvarez. Ed Hamilton è stato ammonito. Va bene, va bene, va bene. 2 a 2 mi sta bene, raga. 2 a 2 mi sta bene. Temevo seriamente. Va bene, Harwood ha ripreso fiducia, meno male. Arvud ha ripreso fiducia, temevo di avesse intenzione di rimpiazzarmi. Mi aspetto grandi prestazioni, ecco, diamogli molta fiducia così sta bello che è tranquillo e non ci rompe i gabbasisi. Allora,
Mi sono rotto un attimo le scatole di fare. Alleniamoci i centrocampisti. Di fare sempre le sessioni allenamento. Ne facciamo una giusta per a video, raga. Amponza al Red, Mariani, Amponza al Red sono saliti. Buono così, 70 e 73. Cioè, abbiamo una signora squadra per competere in Championship, raga. Speriamo che rifiutate il prestito per Dudu. Offerta per il prestito di Dudu. Chi è questa volta che viene? Non squadre sconosciute, cioè io non so quante offerte ha ricevuto Dudu, è assurdo, però Johnson è triste, hai bisogno di giocare, eh sì, forse con tuo figlio perché con noi non vedrai mai più il campo. E già, te l'avevo detto 2 anni fa, offerta per il prestito di Dudu non l'ho accettata, accetta. Ma quante offerte sta ricevendo questo giocatore? Ma è un campione, signori, non me ne sono accorto io. Cioè abbiamo un campione in squadra e non me ne sono accorto? Bah, cose strane che succedono in questa serie. Allora, Johnson si continua a lamentare, rifiutato il prestito per Dudu, mi sembrava logico, mi sembrava strano il contrario, è la tua opzione migliore, ma tanto non se ne vuole andare. Fatemi sapere, ricordo raga, nei commenti se lo dobbiamo cacciare a pedatone o se ce lo dobbiamo tenere. Morris è tornato, quindi torniamo a giocare con Morris e Claudio là davanti. Casadei, Amponsà, Mariani fuori, Mariani dentro Raid, Nicholson, Watanabe fuori dentro Mitchell, Hamilton, Harwood, Drollo fuori, Hamilton dentro Salazar. Porca miseria, se Salazar non gioca si arrabbia subito, ma è assurda come cosa. Drollo, McKinley, va bene. Giochiamo con loro, giochiamo con loro. Giochiamo con loro. Principale, veniamo giocando del Blackburn. Tanta roba. Loro vengono da una vittoria contro il Charlton Athletic sabato 17 settembre 2022. Che ce famo? Ci pareggiamo, va bene. Nicholson e Harwood la portano a casa il pareggio. L'abbiamo pareggiata? No, vincevamo 2-1 col gol di Nicholson. L'hanno pareggiato loro al 64esimo con Ranking. E va bene, è uscito Raid per Mariani e sono stati ammoniti Mitchell e Amponsà. Va bene, va bene, va bene. Va bene così, va bene così. Andiamo a fare gli allenamenti. Andiamo a allenare, no scusa mi ho sbagliato, andiamo a allenare gli esterni questa volta, andiamo a allenare gli esterni, dai è così, Kuruma diventa un 53, bravo Kuruma mio, dai, dai, sali, 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 che prima o poi diventi qualcuno di interessante, ti posso mandare in campo, così ora come ora non ti posso minimamente mandare in campo, siamo 12esimi a 11 punti, stiamo faticando raga, stiamo faticando, stiamo faticando, a Johnson, mamma mia, perché queste partite a raffica così contro il Cardiff? Siamo in casa contro il Cardiff. Confermiamo loro, raga. Confermiamo gli 11 che hanno pareggiato contro il Blackburn. E poi la prossima la vediamo. Dudu è andato in prestito. Non ci posso credere. Miracolo. Miracolo. Dudu è andato in prestito. Che episodio pazzesco, raga. Abbiamo giocato una partita senza un portiere. E ha giocato Harwood in porta praticamente. E finalmente dopo 8.000 offerte, Teco Dudu ha accettato il prestito. Ci andrà a gennaio. Però quantomeno ce lo siamo levati dai Gabbasisi. Bravo Teco, Johnson invece si sa solamente lamentare. Abbiamo detto che confermiamo gli 11 per la partita contro il Cardiff. Scendiamo in campo, raga, e vediamo che succede. Loro vengono da una sconfitta per 4-0 contro il Tottenham. Porca miseria, siamo a casa, sabato 24 settembre. Che ce famo? Ci vinciamo 3-0, dai, così, raga. Grande Gamberetti. Gol di Casadei, doppietta di Morris, grande, sono usciti Raid e Claudio per Mariani e Peter Pan. Ok, grande Peter Pan, ammonito Drollo. Buono così, buono così. 3-0, Nicholson aveva pure sbagliato un rigore al 20esimo. Nicholson mio, oh, ma c'hai i piedi storti, fratello? Buono così, raga, buono, torniamo al nono posto. Torniamo al nono posto, facciamo la sessione di allenamenti, nuovamente per gli esterni, raga. Nuovamente per gli esterni, Esposito sala 66, bravo Esposito mio, bravo Esposito mio, devono essere pronti i sostituti quando ne avrò bisogno, bravo Esposito mio, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora raga, arriviamo a ridosso della partita, nella prossima partita di campionato che è contro il Burnley e ci fermiamo qui, per questo video ci fermiamo qui raga, vediamo un attimino il calendario, c'è un attimo di pausa per rifiatare praticamente, no, sì. Qualcosina, mamma mia, che campionato pauroso. Guarda cosa c'è qua. Raga, qua perderemo un sacco. A dicembre perderemo punti come niente. Mamma mia, cosa ci aspetta, raga. Che campionato lunghissimo. Ma speriamo di riuscire a far bene, raga. Detto questo, signori miei, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.